I get a lot of people asking me all the time about how do they go about getting big. Well, you gotta eat big to get big. You have to eat. Mamma mia, è duro. No, ragazzi, fare massa non vuol dire mangiare a caso, ma vuol dire mangiare in maniera giusta. Via, via. Ragazzi, vi voglio spiegare questa cosa. Molto spesso si pensa che per aumentare la massa muscolare basta ingurgitare, buttare giù roba. No, non è così, non è così. Allora, come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere la mia dieta per aumentare la massa muscolare. Specifico mia perché, ragazzi, molto spesso si fa confusione. Si pensa che un tipo di alimentazione sia oggettivamente funzionante per tutti. Ma non è così, ragazzi. L'alimentazione, come l'allenamento, ma in maniera ancora più dettagliata l'alimentazione, deve essere personalizzata in base al soggetto. Diciamo che questa cosa è stata detta e ridetta, però ancora non vi è chiara. Perché molto spesso mi chiedete: Leonardo, mi fai vedere la tua alimentazione? Vorrei prendere spunto. No, no. Allora, ragazzi, io non sono favorevolissimo alla dieta flessibile, però in un certo senso non è del tutto sbagliata. Perché? Perché quello che conta alla fine realmente è il calcolo dei macros e il bilancio calorico giornaliero slash settimanale. L'alimentazione deve essere calcolata in base al vostro tipo di fisico. Voi potete prendere spunto sugli alimenti, ma anche quelli lì, ragazzi, diciamo, sono molto soggettivi. Perché io personalmente, ad esempio, mi trovo bene a mangiare le gallette. Le gallette di riso le digerisco da Dio. Però se mi metto davanti un piatto di pasta, mi rimane qua se ne mangio troppa. Idem mangiando, ad esempio, il pesce. Il pesce lo digerisco da Dio. Però quando vado a mangiare la carne rossa in quantità un pochino più elevata, anche lì la digerisco un pochino male. Un alimento che utilizzo tantissimo, ad esempio, il salmone, o il pollo, o il tacchino. Però, ragazzi, non siamo tutti uguali. Ogni persona, diciamo, deve adattare l'alimentazione in base al proprio fisico, alle proprie sensazioni e anche in base alla propria capacità di digestione di certi alimenti. Quindi, ragazzi, oggi cosa voglio fare? Vi voglio mostrare la mia alimentazione. Come la volta scorsa vi mostrai l'alimentazione seguendola insieme, oggi faremo la stessa cosa. Ho già preparato tutto, adesso guarderemo insieme l'alimentazione, ve la spiegherò mentre appunto la guardate e poi successivamente in fondo trarremo qualche conclusione insieme. Partiamo con il video. Allora, primo passo della giornata alle 7. Cornflakes, shaker, proteine idrolizzate 0, butto tutto dentro shaker, peso va bene i cornflakes, shakero, proteine dentro i cornflakes, peso le mandorle circa 10 grammi, vedete pollicino, ok, ecco fatto, tazza di cornflakes, proteine e mandorle, questa è la mia colazione. Se vedete bevo anche un tè verde per appunto aumentare la quantità d'acqua. Breakfast, proteine 30 grammi, grassi 9, carboidrati 85, come vedete abbastanza bilanciata, carboidrati e proteine. I grassi sono discretamente limitati nella colazione. Perfetto, secondo il pasto della giornata, pre-workout perché io mi alleno la mattina alle 10. Big Shot, Vitargo e aminoacidi essenziali. Come vedete, ragazzi, diciamo le calorie sono queste: 228, 46 grammi di carboidrati, 10 grammi di proteine. Diciamo, ragazzi, che le proteine qui si possono anche non contare, però comunque io le inserisco. Terzo pasto, il pranzo, vedete ragazzi gli gnocchi che io amo davvero tanto, li digerisco da Dio. Questa marca di gnocchi è lo gnocco che mi sponsorizza e fa degli gnocchi spettacolari e buonissimi. Come fonte di micronutrienti, i broccoli, i quali cuocio sempre nel microonde perché sono veloci da fare, non ho voglia di mettermeli con le pentole. Pollo, padella antiaderente, ok, vedete, lo faccio a pezzettini perché mi piace a pezzettini, non c'è un vero motivo. E poi inoltre, ragazzi, è un consiglio che vi do perché cuoce velocemente. Gli gnocchi, ragazzi, sono un'ottima fonte di carboidrati e anche quelli lì si cuociono velocissimo. Mezzo chilo di gnocchi ho mangiato, eccoli qua, gusto specchio e gorgonzola, ragazzi, ottimi, ottimi, ottimi. Infatti i valori nutrizionali adesso li vedrete.
Bene, impiatto il pollo, ok? Impiatto anche i miei broccoli, vada lì, belli fieri. Eccoli, vabbè, fieri. Tutto condito con dell'olio, ormai più o meno occhio so quanti sono, 10-20 grammi d'olio. Ecco qua. Benissimo, pranzo, 1088 calorie, mezzo chilo di gnocchi, 630 calorie. Carboidrati 129 grammi, grassi 31 grammi, proteine 76. Come vedete, in questo caso abbiamo tutti i macros, però sempre i carboidrati sono più presenti rispetto agli altri, perché appunto in massa io cerco di tenere i carboidrati leggermente più alti. Pasto numero 4 alle 16, quindi lo spuntino, prendo la mia avena al gusto torta al limone, che è spettacolare, l'albume Prodis, lo shaker e il burro di mandorle, che amo troppo, ragazzi, è troppo buono, ve lo consiglio tantissimo. Cosa faccio io? Adesso lo scoprirete. Tanto peso l'albume, 200 grammi. Prendo l'avena, questo gusto, ragazzi, ve lo consiglio davvero tanto perché è troppo buono. Butto l'avena insieme all'albume dentro lo shaker, chiudo, bellina la maglia di Vegeta, scegliero, padellina antiaderente, butto dentro il composto e cosa viene fuori? I pancake. Diciamo, con queste quantità ho raggiunto più o meno 3 pancake. Vado a condire tutto, diciamo, come topping il mio burro di mandorle, che ragazzi mi piace davvero tanto. E sono sincero, mi dà meno gonfiore addominale rispetto al burro di arachidi, forse perché è meno processato, non lo so. Sopra ci metto anche un po' di salsa zero al cioccolato, che a me piace davvero tanto. Ed ecco i pancake, ragazzi, chiamatemi cracco dei pancake. Basta, questa è brutta come battuta, scherzo. Andiamo avanti, oh, vada lì, fiero. Ok, 608 calorie, 129 grammi di carbo, 31 grammi di grassi e 76 grammi di proteine. Ragazzi, sto scazzando tutti le grammature a parlare, comunque sono scritte qui. Non ascoltatemi, mutate l'audio e guardate e basta. Benissimo, ragazzi. Adesso, successivamente, io faccio la cena verso le 7:30. Come vedete, la mano non è mia perché ci sono delle unghie lunghe, è mia madre. Qui cosa sta preparando? Una ricettina davvero, ragazzi, buona. E adesso la guardate e prendeteci spunto perché è davvero buona. Quindi cipolla, manzo macinato e pomodoro, tutto insieme, ok? E fate cuocere a fuoco lento per più di mezz'ora. Vabbè, pesate la pasta, la buttate e alla fine viene fuori un ragù fit. Spettacolo, ragazzi, spettacolo, a me piace troppo. Troppo. Benissimo. Oh, eccoci qua, 974 calorie, 114 grammi di carbo, 24 grammi di grassi, 63 grammi di proteine. Come vedete, ragazzi, anche in questo caso carboidrati molto alti, e qui ho inserito anche un pochino più di grassi perché almeno ho meno fame durante la serata, perché io la sera di solito è il momento della giornata dove ho più fame di tutti, almeno non rischio di andarmi a mangiare qualche cosa a giro per la casa, anche se le calorie non è che siano bassissime. Passo numero 6, il pre-nanna, mi mangio lo yogurt greco e il burro di arachidi e 8 fette biscottate. Allora, i carboidrati pre-nanna li inserisco perché io preferisco scindere appunto i carboidrati durante i vari pasti durante la giornata. Qui utilizzo lo Yumi Drop da mettere insieme allo yogurt per renderlo un pochino più buono. Alla mia destra si vede la mano dell'Asia, giro. Eccoci qua, 464 calorie, 52 grammi di carbo, 12 grammi di grassi, 32 grammi di proteine. Ragazzi, semplice, è molto buono. Benissimo. Questo io uso lo Skill and Non Faye, come appunto si dice realmente, perché costa meno e i valori sono uguali. Ottimo, finiamo con 3932 calorie, vediamo il 52% sono carboidrati, quindi circa 500 grammi, abbiamo circa 100 grammi di grassi e 250 circa di proteine. Come vediamo, metà della torta del grafico è per i carboidrati e l'altra metà divisa in due, grassi e proteine. Quindi, ragazzi, diciamo, io l'alimentazione in massa la bilancio a favore dei carboidrati specialmente. E questo è un consiglio che vi do a tutti: cercate di limitare magari le proteine
ma state un pochino più alti di carboidrati, perché ragazzi io sono dell'idea che i carboidrati più alti in massa siano una, fra virgolette, soluzione per aumentarla. Quindi ragazzi, questo è il video, questa è la mia dieta di massa. Se vi interessa sapere nel dettaglio anche la mia integrazione, fatemelo sapere nei commenti. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ma prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di condividere il video. Io spero vi sia piaciuto questo tipo di contenuti. Se volete sapere altri miei full day of eating, o se volete sapere delle full day of eating di alcuni miei amici che magari fanno le gare, o comunque di ragazzi che fanno calisthenics, comunque altri tipi di alimentazione di altri tipi di atleti, fatemelo sapere nei commenti. Nel prossimo video della full day of eating magari vi faccio vedere anche la condizione fisica. Purtroppo le palestre sono chiuse e mi sto allenando un pochino arrangiandomi, infatti la condizione mia non è un granché, però comunque ragazzi cerco di mantenerla arrangiandomi. Ragazzi, non mi voglio dilungare e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!